Baldios Robon. Ciao a tutti, amici di Robotic Collection, siamo tornati. Sì, oggi è il mio giorno fortunato perché Baldios è il mio robot preferito. Il robot preferito di Nicolò, ma anche un model kit appena uscito della Moderoid che andiamo subito a vedere. Ovviamente. Ovviamente, facciamo vedere subito la confezione che si presenta di una bella scatola dura, rigida, con la scritta Baldios lateralmente. Sul retro possiamo vedere tutte Le le... trasformazioni. Sì, esattamente, bravo, qui. Sì, bravo. Tutte le trasformazioni da robot a... Astronavi. Perfetto, astronavi. Poi fa vedere anche la scena. Questa è la scena quando lui si trasformava nel cartone animato, capito? Sul laterale sempre la scritta Baldios. Superiormente abbiamo la stessa posa del fronte e sotto un'altra bella figura. La scatola è molto bella, adesso la andiamo ad aprire. Non, ragazzi, non vedo l'ora che cosa succederà in questo video. All'interno della confezione di cartone ci sono le sprue che noi praticamente abbiamo già montato. Sì, perché alla fine del video poi magari vi metterò qualche fotografia della fase di installazione che è risultata pure abbastanza semplice e veloce. Ho iniziato tipo intorno alle 10 di sera, ho finito alle 2, quindi... E sono circa 3-4 ore di Papà, lavoro. Dimmi, papà. ma perché non hai aspettato prima di aprire la scatola? Non hai aspettato il video? Che video dovevo aspettare? Questo. Sì, perché papà, lavorare col video per me era un po' difficile. Abbiamo utilizzato una tronchesina da modellismo piatta da un lato, così da poter tagliare il più a filo possibile le sprue. E qui all'interno vediamo i due manuali che troveremo nella confezione. Il primo, quello tutto a colori, vi illustrerà come montare tutti i vari pezzi del Baldios. Seguendo dal numero 1 al numero l'ultimo 59, i vari passaggi, riuscirete a completare il Baldios. Mentre questo qua vi fa vedere tutte le componentistiche presenti all'interno della scatola e come effettuare la trasformazione. E in ultimo anche come completare i vari oggetti presenti che dopo andremo a vedere. Quindi possiamo già togliere la scatola perché all'interno non c'è altro se non tutti i pezzi avanzati e andiamo a vedere il nostro Baldios. Baldios E robot. ecco qui le astronavi. Le astronavi del Baldios. Vediamo subito, chiaramente essendo un model kit è tutto in plastica anche molto ben fatta, ve lo facciamo vedere da vicino. È molto luccicante questa plastica. Sì, è fatta una plastica abbastanza rigida, diciamo che possiamo dire quasi che a livello di Bandai come tipo di plastica per i model kit dei Gunpla. Ed è anche molto ben rigido nelle sue componenti, che adesso poi andremo a vedere i vari pezzi, le varie trasformazioni. Questa è la nave principale. Poi abbiamo la seconda astronave, che era una delle due gambe. Come vedete, anche i dettagli qui del motore, dei motori sotto si vedono. Questi sono i vari ganci per quando si chiude la gamba, poi andremo a vedere la trasformazione ed infine il carro armato con i suoi missili che sparava. Vedi, papà sparava il missilone. Super. Super missile. Vedete anche dietro qui i dettagli ben definiti. I cingoli ovviamente sono fissi, non sono di gomma, Ma sono di plastica. Dimmi.
Volevo Vuoi dire dire qualcosa? mobili. Ah, non sono mobili, bravo papà, sono fissi. Essendo un kit di plastica, questi l'hanno fatti fissi, anche se secondo me ci stava a mettere un cingoletto mobile. Possiamo anche far vedere. Ma che vogliamo fare? Vogliamo far vedere un po' di misure, un po' di peso, perché tanto alla fine Vediamo interesserà la allora. trasformazione ai nostri amici. Vediamo prima Vediamo i quanto vari pesi. pesano. Vediamo i vari pesi. Ok. Allora, comunque la plastica è veramente molto molto bella, molto buona, ben colorata e ben definita. Pure io direi che è L'unica molto cosa è colorata. che quando si va a tagliare bisogna stare attenti o comunque lavorare i tagli delle sprue, se no vi rimane questo effetto puntino chiaro che in alcuni punti è anche brutto, come potete vedere qui e qui, quindi ci dovete lavorare molto attentamente, ma questa è solo una questione di taglio dei pezzi, non perché sia mal costruito. È stato un errore mio non utilizzare una lima durante l'installazione, però vabbè, andiamo a vedere il peso subito subito Comunque dei devo nostri dire pure, prodotti. pure io devo dire che è molto colorato. È vero? Sì. Fatto molto bene, azzeriamo bene la nostra bilancia. Ecco qua. Mettiamo su il nostro piede. Papà, dici un po' il peso. 30. 30 grammi. Questa Adesso è vediamo. l'astronave. Adesso me ne Vediamo il vediamo carro un'altra. armato. Ah, questo c'ha un bel peso, con tutti gli accessori. 50. 50 grammi. E vediamo l'astronave centrale, che addirittura pesa meno del carro armato. 41, no, 41. 40, 41. Ok, siamo lì. Adesso vediamo quanto pesano tutti insieme. Tutti insieme con gli accessori? Bravo, va bene, perché sì, poi nella trasformazione vedrete che alcuni accessori andranno smontati e quindi il peso sarà poi alla fine differente. 125, avevo visto. Vabbè, mo segna 123, 125, no? 127, 125, 123, il nostro bilancio. 127. Mi sa che la dobbiamo mandare in pensione, Violetta, che non segna più tanto bene. Comunque 127, dai. Dai, c'è una media, quello che è, 100, sui 125, intorno ai 125. Va bene, facciamo vedere papà, che cosa? La trasformazione. Quanto sono alti? Giusto, quanto sono alti o lunghi? Vediamo subito. La nostra prima astronave è lunga 12 centimetri fino a qui, e invece fino alla punta dietro, quindi lo spazio di ingombro è di 14 centimetri. Adesso vediamo il prossimo. Vediamo per una larghezza, vediamo pure la larghezza proprio perché vogliono sapere i nostri amici, di 6 centimetri per un'altezza totale di 5. E questa è la prima. Vediamo la seconda. Vediamo la seconda che sta sui 11 centimetri. 11 centimetri larga, parliamo sempre di ingombro massimo di 9 centimetri e alta 5 Di 5 e mezzo. Ok, invece l'ultimo, il nostro bel carro armatone. Questo sembra bello massiccio, vero papà? Non andava a distruggere i nemici con i missili, eh? super 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 colorato. colorato. Questo c'è un ingombro di 9 centimetri per una larghezza di 5 centimetri e mezzo per un'altezza di 7. 7 centimetri. Bravo. Ok. Che dici? Che vogliamo fare? Ora l'ultima cosa che è rimasta, ovviamente trasformarlo. Ovviamente. Andiamolo a trasformare. Allora, incominciamo dalle gambe.
Ecco, la nostra gamba prima di tutto si chiude qui. Io non mi sono Sì. mai visto un video del cartone di Baldios. Poi lo vedremo. Si tolgono i missili e si sgancia la gamba. Poi qui si fanno rientrare le alette in questo modo, 1 e 2. Questa è l'unica parte un po' più morbida, sono proprio queste alette che un po' di fastidio lo dà, però dopo vedrete che non serviranno più avanti. Invece queste rientrano in maniera più Facile. facile, non cadono, ecco, per capirci, questa rimane un po' smollata. Questa no. Che Questa. fastidio con Vabbè, ma non fa niente, poi facciamo vedere perché. Una volta rientrate le ali, chiudiamo la nostra gamba. sennò che Ecco gamba è? qua, in questo momento qua. Ecco qua. Noi facciamo così, poi inseriamo La in gamba. questo verso la gamba, perché questo verso? Perché questa è la giuntura del ginocchio che poi andrà a piegare, quindi va inserita in questa maniera, così. E diciamo che la nostra gamba per il È momento pronta. è pronta, la lasciamo così, così facciamo anche la simulazione della trasformazione. Invece nel carro armato vi facciamo vedere anche una cosetta simpatica. In che senso simpatica? Adesso vedi papà, perché all'interno del carro armato questo si sgancia in questa maniera e si toglie. Via. Questo si toglie pure. Vediamo come, ecco qua. Si toglie tutto questo gruppo cingolato Il e rimane carro armato. questo che si può anche mettere in questo senso qui e si possono aprire i cingolettini. L'altro pezzo del carro armato è diventato tipo un armadio. Tipo un mini carro armato, ecco qua. Vedi che si può mettere anche in questo modo qua. Comunque, torniamo a noi. Stacchiamo i nostri cingoli dalla gamba, li chiudiamo in questa maniera e li inseriamo. Ah, dobbiamo tirare via fuori questo perno e lo andiamo ad inserire qui. Aspetta un attimo, ecco, questo si gira in questa maniera qua. E questo si va ad inserire qui. Ecco qua. Così anche in questo caso abbiamo il nostro snodo. E qui diciamo che siamo quasi pronti. Adesso ci rimane solo l'ultima navicella. L'ultima navicella, ok, quindi andiamo subito ad eliminare questa parte qui, che è quella che copre la giuntura delle gambe. Chiudiamo l'astronave. Papà, ma questo è il busto? Sì, il busto. Quanto sono brava ad indovinare. Sì, sei bravo papà. Giriamo questo. E facciamo sparire le prime alette qui. Ok, e una. Papà, Ecco. queste sono le spalle. Sì, le spalline. Perché l'avevo vista quando papà aveva già costruito il robot. Ok, tiriamo avanti le braccia e le abbassiamo un po'. Facciamo uscire Le mani e le mani, sì, braccia le braccia. e le mani. Ecco qua. Ora tiriamo fuori le spalline, molto delicatamente perché sotto ci sta il diadema. Ecco qua. In questo modo qua. Già vedo la testa di Baldios. Esatto. E quindi adesso per agganciare Le gambe. le gambe bisogna mettere questo qui, incastrare
i due perni qua dietro. Adesso per agganciare le gambe però dobbiamo fare un piccolo cambio, nel senso che va staccato questa parte qui. Così. Questa parte qui va staccata pure. Queste due vanno unite insieme con questi gancetti e foretti. Ecco qua. In questo modo. Poi vanno reinserite qui, perché se no non avrebbero lo snodo. Invece inserendole in questo qui hanno lo snodo. E quindi adesso lo inseriamo qui a quest'altro foro e ci abbiamo la posizione delle gambe. Ecco qua. Bene, ora andiamo ad aprire questo gancio tirando semplicemente giù e ruotando in avanti in questo modo. E adesso la cosa più figa, papà, guarda. Si Noi va quando a attaccare. inseriamo le gambe esce fuori la testa. Wow. Questa è la parte più bella. Blocchiamo di nuovo il perno per non far cadere le gambe. Questa è la parte più bella, hai visto? Sì, adesso si Chiudiamo deve. le alette e chiudiamo il petto. Poi tiriamo avanti Le gambe, i i piedi. piedi. Yes, è un po' duretto. E li ruotiamo in avanti, in questo Questo è modo. Ed ecco qua Baldios. il nostro Baldios. Scusate, adesso questo è un po' liscio qua come superficie, quindi. Ed ecco qua il nostro Baldios trasformato. Adesso quanto è alto? Facciamo vedere Sì, e anche adesso la facciamo vedere. lunghezza. Facciamo vedere tutte le caratteristiche. Ok, togliamo un attimo gli accessori che ci danno Quando, di entrata. quanto è lungo e quanto è alto. Ok, vediamo un po'. L'altezza, io mi sembra di ricordare sui 18, infatti al corno, diciamo al diadema, è 19 centimetri, quindi pure bello alto. Adesso la lunghezza. Il peso, Ma papà, la lunghezza. la larghezza, per vedere quanto occupa di larghezza, papà, vabbè, comunque sui 10 centimetri. Vediamo quanto pesa. Vediamo quanto pesa. Stiamo sui. Ma pesa poco questo povero Baldios. Mi sembra strano perché è pesato. Pesiamolo qua sul piano della scrivania, perché secondo me sopra vedi, sopra la nostra lightbox non pesa tanto bene. 117. Siamo a 117 grammi. Riportiamolo qua. E Eppure adesso papà ci tocca fargli vedere tutti gli accessori. Eccoci it's accessori. qua, gli accessori. Gli accessori noi li abbiamo messi tutti in una busta perché vedete quante cose sono, e ci sono delle piccole chicche che ci piacciono in questo set. Questi sono altri piedi? Sì, questi sono i piedi per dargli migliore stabilità, e si mettono semplicemente infilandoli così avanti e indietro Ah, quindi e agganciati. si può rilassare addirittura a mettersi i piedi. Si può rilassare, che fa il centro benessere, papà. Ecco, così gli diamo maggiore stabilità e anche più proporzionalità dei piedi rispetto alle Adesso gambe. spade! Per mettere, no, prima un'altra cosa volevo far vedere, che avendo questo aggancio fatto in questo modo, adesso le gambe fanno solo questo movimento e il movimento del ginocchio. Invece, se vogliamo renderlo più posabile, la Moderoid ci ha inserito in questo kit, diciamo, una sorta di
parte di ricambio per le gambe, che adesso facciamo vedere. Dobbiamo riaprire le gambe. Va al posto di questo blocco qui, che noi togliamo e mettiamo questo qui. Questo va agganciato su questo perno posteriore e non sul laterale frontale. Stessa cosa quest'altro. Lo mettiamo qui. Troppo bello questo Baldios. È fatto veramente molto bene, c'ha delle giunture belle rigide, come potete vedere non cadono a picco le gambe, insomma, quindi diciamo che si regge molto bene anche dallo snodo delle gambe, come potete vedere. Quindi è abbastanza rigido. Reinseriamo queste gambe qui. Così abbiamo una maggiore posabilità, diciamo anche avanti e indietro possiamo muoverlo e posarlo, anche ruotare le gambe in questa maniera. Benissimo, Ah, possiamo adesso, anche migliorarlo certo, con adesso andiamo a questi piedi. vedere che cosa c'è oltre a queste cose. Ci abbiamo Le anche mani, lo scudo che però. dietro nasconde un secondo diadema. Wow. Questo con le diciamo corna un po' più lunghe, noi lo possiamo sostituire una volta trasformato e così abbiamo maggiore proporzione, Fighissimo. vero? Abbiamo maggiore proporzione così, papà. E Sì, però questo lo mettiamo qui. papà, adesso facciamo vedere Le le mani. mani e lo Certo, le mani scudo e la molto spada. semplicemente si tirano e si staccano. Così facilmente. Facile facile, si reinseriscono queste, le mani prensili, diciamo, le mani con il buco per inserire scudo e spada. Oppure tutte e due le spade insieme. Esatto, noi possiamo mettergli Una spada qui. Sì. una spada qui, vuoi mettere tutte e due spade? Una spada di qua. Ed ecco qua, Baldios con le doppie spade. Adesso E spada ci e. abbiamo anche le mani col pugno chiuso, se non volete utilizzare queste per fargli mantenere le spade. E poi un'altra bella chicca, abbiamo i cannoni del Baldios. Troppo figo. Qua. Ragazzi, per questo video dovete mettere troppi like. È bellissimo. Accontentate Nicolò, mettete troppi like. Oppure anche di meno Questi se sono anche volete. orientabili, hai visto papà? Eh Si possono abbassare e alzare. sì. Adesso togliamo una delle due spade e mettiamo lo scudo. Togliamo una delle due spalle e mettiamo lo scudo, questo l'ho messo. È bellissimo questo Baldios. Da Ecco qua. grande lo vorrei avere pure io. Ma certo, questo è grande, tutto tuo. Ecco qua. Vogliamo rivedere un attimo il peso con gli accessori, che Sì, il peso con gli accessori, secondo me perché. supera i 120 grammi sicuramente. 143. 143 grammi. Adesso andiamo con le due spade. È uguale papà, questo, lo scudo pesa un po' di più. Che dire ragazzi, io promosso a pieni voti, gli darei un bel a questa moderoid come voto papà, che gli vogliamo dare da 1 a 10. 3.000. 3000 vuol dire 10, diciamo tra i model kit è bello. Sì, io. Soprattutto c'ha queste chicche fighe della trasformazione, la testa che esce quando inserisci le gambe, quindi Super figo.
Cioè, sono stati attenti a molti molti dettagli che a noi collezionisti piacciono, questi dettagli. Ragazzi, lo dovete prendere assolutamente. Mi sa che non si trova più, proprio è sold out. Se lo trovate, compratelo. Compratelo perché è veramente una cosa bella, divertente, perché quando lo andrete a montare, vedrete che risulta molto facile e divertente da montare. Io poi vi lascerò qualche foto. Io ci ho messo 4 ore per farmela più o meno con calma, diciamo, Come però 4 ore, papà? 4 ore, papà. Ma allora ci vuole un bel po' se non lo volete far graffiare. No, se vogliono farlo più preciso di come l'ho fatto io, certo ci vuole un po' più di tempo. Quindi. Però se uno si mette lì, cammina, 3-4 ore si monta tranquillamente. Non ha molti pezzetti e pezzettini come hanno i Gunpla, non è che c'ha un esoscheletro come fanno Papà, i Gunpla, però questo diciamo che è fatto veramente molto bene. Dimmi, papà. cosa succede se ci mettiamo le cose qui? No, questi sono per agganciarli qua. Questi Ah. buchi qua sono per agganciarci questi pezzi che adesso stanno nelle gambe. Ah, non lo sapevo. Non fa niente. Quindi, ragazzi, ecco, vi faccio vedere un po' di snodi. La testa è orientabile, completamente orientabile. Non a 360 gradi, diciamo, farà un 90 gradi tra destra e sinistra. Il braccio chiaramente è tutto ruotabile, il gomito si piega fino a 90 gradi. Vado piano perché le giunture sono veramente dure, sono veramente dure. La spallina pure può assumere diverse posizioni proprio per il fatto di avere i cannoni orientabili. La gamba, l'abbiamo vista, si piega fino a 90 gradi, come potete Così può vedere, fare. rimane anche ben fisso in posizione. Così può Cioè, possiamo fare far gli vedere anche, allenamenti. Cosa può fare? vedete, poco poco scende, ma non è che crolla. Quindi devo dire, fatto molto bene. Anche una volta inserite le gambe nei mezzi non scendono, cioè sono incastrate molto bene, hanno degli incastri fatti bene. La plastica mi sembra abbastanza buona, la colorazione della plastica Super è figa. super figa, secondo Nicolò. Gli adesivi sono pochissimi, quelli che ci hanno dato più fastidio da mettere sono qui, perché questo è in plastica, questi due sono adesivi. Microadesivi. Ho cercato di metterli il meglio possibile, però diciamo che qua li ho messi bene e di qua un leggermente storto. Se siete bravi a verniciare, io vi consiglio di verniciare queste parti qui. Comunque, ragazzi, questa è la nostra recensione di Baldios. Se vi è piaciuta, lasciate tanti like, giusto papà? Come al solito. Tanti oppure fino ai 300.000. 300.000 like, 400.000, vedete un po' voi. Massimo 100.000. Massimo 100.000. Va bene, papi, salutiamo tutti. Sì. Un abbraccio dal vostro Nico e dal vostro Marco. Ci vediamo nella prossima recensione. Vi lascerò qualche foto Baldios. del Baldios durante le fasi di montaggio. E mi raccomando, mettete tanti commenti, iscrivetevi al canale e lasciate tanti commenti. Ciao amici! Ciao ragazzi!